È un piacere portarvi in una regione del cuore, il Friuli Venezia Giulia. In particolare siamo nelle Grave, un territorio che copre la metà, anzi oltre la metà, della superficie vitata dell'intera regione. È molto caratteristica perché i fiumi Meduna, Cellina e Tagliamento nei millenni hanno portato i loro depositi calcareo-dolomitici su queste terre, arricchendole. Alle spalle abbiamo le Alpi, che proteggono dai venti eccessivi, e non molto distante, a pochi chilometri, il mare, che porta il suo benefico effetto. I terreni sono sassosi, con un'elevata escursione termica, che conferisce ai vini un'importante impronta aromatica. La DOC Friuli che vi presentiamo oggi è molto ampia, copre la superficie di 40 comuni nelle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Sotto il cappello di DOC Friuli si possono produrre diverse tipologie di vini, semplicemente bianco o rosso. Esiste anche lo spumante, nella versione metodo classico oppure col metodo Charmat, e poi tantissimi vini cosiddetti varietali, ovvero che riportano in etichetta il nome dell'uva prescelta, che deve essere però presente nel vino con un minimo dell'85%. Come anticipato però vi vogliamo parlare nel particolare della DOC Friuli Grave, che è una zona più ristretta dove opera la casa vinicola Antonutti da oltre 100 anni. Assaggiamo un vino iconico della famiglia Antonutti. Si chiama Bertrando ed è un classico uvaggio friulano di Sauvignon, uva friulano propriamente detta, e Chardonnay. Siamo nel Medio Friuli, una pianura dalla caratteristica ciottolosa con frazioni di argilla dalle venature rosse. Le uve vengono raccolte all'alba per mantenerle fresche e preservarne i profumi. Vengono diraspate e poi subiscono una macerazione a freddo, anch'essa per esaltare i profumi, di circa 12 ore. Solo il mosto fiore andrà in fermentazione, prima in serbatoi d'acciaio, e poi sarà completata in barrique classiche da 225 litri, dove sosterà per almeno 6 mesi sulle fece fini, per dare maggiore complessità al vino. Una volta pronto, il vino sosterà ancora un anno in bottiglia per determinarne il carattere. Alla fine lo troveremo con tutta la sua fragranza nel calice, i suoi colori paglierini dai riflessi dorati e soprattutto un profumo ampio ed inebriante che ricorda la mela rossa, il miele d'acacia e delle venature speziate molto gentili. Al palato è equilibrato e setoso, con un senso di frutta importante ma anche delle note delicatamente tostate e un retrogusto di mela e di mandorla.